Vi avevo già accennato questa cosa, oggi la guardiamo nello specifico. Benvenuti nell'unico appuntamento di marzo con i preferiti di Joe. Come state? Spero tutto bene. Come vi ho detto, avevo già accennato a questo argomento nel tag Lovely Tag dello scorso mese, che vi lascio qua sopra. Appunto, andiamo a vedere nello specifico quali sono le ballerine del mio cuore, le ballerine che a me fanno sognare, che per un motivo o per l'altro mi piacciono tantissimo, per la loro storia, per le loro esibizioni, per lo stile di danza che praticano, per le persone che sono anche solo. Quindi mettetevi comodi e cominciamo. La prima ballerina di cui vi parlo è Micaela De Prince. Se vi ricordate, tempo fa ho letto la sua biografia romanzata scritta a quattro mani con sua madre, in quale racconta appunto la storia della sua vita, che non è stata una vita semplice. Lei non è arrivata a fare la ballerina così, dal 2 al 3. Sicuramente aveva dentro di sé un gran talento fin da piccola, ma non poteva sfruttarlo in quanto prima di tutto bambina di colore, e all'epoca in cui lei ha iniziato a danzare non erano ancora ben integrate le ballerine di colore nei corpi di ballo, nel quale la cosa fondamentale è che tutte le ballerine siano uguali. Almeno lo era questa prerogativa fino a qualche tempo fa. Ha dovuto lottare strenuamente per farsi valere. L'hanno presa però inizialmente in un corpo di ballo dedicato appunto alla gente di colore, o comunque non canonica per un corpo di ballo. Ha lottato, 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 alla fine comunque il successo l'ha ottenuta. Adesso è una delle ballerine più affermate di tutta l'America. È una persona bellissima che sa qual è il valore del sacrificio sicuramente. Sa cosa vuol dire essere denigrati per una passione, per il colore della pelle. Ha vissuto tante cose brutte, ma alla fine adesso può dire di vivere della sua passione, e questa è una cosa bellissima. Adoro Micaela De Prince. Oltretutto, tecnicamente è una ballerina molto potente e esprime proprio potenza. Riesce comunque a fare anche cose morbidine, carine, però sicuramente anche in quelle comunque vedi questo fisico pazzesco, muscolosissimo, che le permette prima di tutto dei salti pazzeschi, e poi ha un equilibrio, un aplomb in punta che... Parliamo ora del mio idolo assoluto. Fin da quando ho iniziato a insegnare mi è stata di ispirazione per tutte le mie coreografie praticamente. Questo non vuol dire l'ho copiata, ma diciamo che il mio stile a livello di insegnante di danza moderna deriva sicuramente anche un po' da lì. Stiamo parlando di Cage Jablonski. Cage Jablonski è la coreografa della Beyond Words Dance Company in America. Decise un giorno di fondare appunto questa compagnia, ma inizialmente solo per un canale YouTube. Lei è partita da lì e ha spopolato le sue coreografie hanno fatto milioni e milioni di visualizzazioni, tanto che adesso è una delle coreografe più seguite in tutto il mondo. Viene anche in Italia a volte, e adesso non so quando è che tornerà in Italia, ma quando sarà magari avrò occasione di rivederla, perché poi quando è venuta in Italia tempo fa avevo fatto anche uno stage con lei ed è fantastica. Riesce a farti concentrare sulla musica al punto che alla fine tu ne percepisci anche il più piccolo dettaglio musicale, la più piccola nota, il più piccolo accento, e lei riesce a valorizzarlo con un movimento preciso. Questa è anche una mia prerogativa, i miei allievi lo sanno. In più lei non ha un canone, una tecnica precisa, lei si fa trasportare dalla musica, da quello che trasmette, dal testo. Di fondo c'è una fortissima base modern jazz, richiama molto il suo stile, un modern jazz classico, ecco, quindi tradizionale. Però lei è riuscita a destrutturarlo e creare un suo proprio stile, che io personalmente adoro, la trovo fantasiosa da matti, e le sue coreografie sono tutte una diversa dall'altra. Una cosa che devo sicuramente fare, che mi sono ripromessa di fare, è di andarmi a cercare qualche suo spettacolo intero, perché devono essere meravigliosi. Finora ho visto solamente coreografie spezzate, ma secondo me vedere un suo spettacolo deve essere meraviglioso. Comunque l'adoro. E un'altra cosa che adoro di lei è che è riuscita a fare tutto questo pur non avendo i canoni fisici, diciamo, della maestra di danza, della ballerina. Lei è una ballerina pazzesca, oltre che una bravissima insegnante, ma non ha il fisico da ballerina, cioè lei è super elastica, super espressiva, super bella, super potente, ma se la vedesse, diciamo, un talent scout di un corpo di ballo non la prenderebbe, perché non ha i canoni fisici adatti. Ma lei gliel'ha fatta vedere a tutti, e nonostante questo è diventata famosissima nell'ambiente della danza moderna, quindi
È veramente il mio idolo, non so se si capisce questa cosa da come ne parlo, comunque è pazzesca. Terza ballerina di cui vi parlo fa parte di un duo, Nastia Bremek-Rinia. È in duo con suo marito Michal, con il Lemon Dance Company. Loro hanno formato questa compagnia che crea il Modern Contemporary Fusion. Praticamente è uno stile che hanno creato loro, appunto, fondendo le tecniche della danza contemporanea con quelle della danza moderna e con delle basi pseudo hip hop, perché Michal viene da un ambiente hip hop, mentre Nastia viene da un ambiente modern contemporary, quindi nel conoscersi hanno fondato questa compagnia insieme e insieme ballano e vanno in giro a fare lezioni e via dicendo, insomma le solite cose che fanno gli insegnanti di danza e i ballerini. Ovviamente fanno anche audizioni in tutto il mondo per fare per questa compagnia, adesso non so come siano messi con questa situazione, ma sicuramente ripartiranno con altri spettacoli più avanti. I loro spettacoli sono bellissimi, lei stessa è oltre che bellissima come donna, è anche una bravissima ballerina. Lei in ogni spettacolo ha un pezzo dedicato solamente a lei, dove balla praticamente solo lei. Inutile dirvi che molto spesso la vediamo protagonista di alcuni dei fili narrativi che legano i vari spettacoli. È decisamente brava, oltre che molto versatile, secondo me molto elastica, è proprio bella, cioè è bella da vedere. Questa è madre natura, la graziata, decisamente, oltre che avere lei stessa un grandissimo talento, infatti ha vinto anche diversi premi. Ballerina che è diventata famosissima soprattutto 2 anni fa quando ha partecipato a World of Dance, Briar Nolet. Io seguivo Briar Nolet già da anni. Molti la demonizzano come ballerina modern perché in realtà lei ha anche una fortissima base di ginnastica artistica e si vede, perché comunque lei fa dei virtuosismi e delle acrobazie, dei trick pazzeschi, i disumani oserei dire, perché lei sembra che si svegli la mattina e dice vorrei fare un triplo salto mortale girando di lato e atterrando sul collo del piede, e il problema è che poi riesce a farlo. È un po' come se il suo fisico fosse portato a superare sempre anche i limiti più impossibili all'umana gente, e questo fa di lei una ballerina pazzesca. Io trovo che sia anche molto espressiva, riesce ad esprimere tutta la sua potenza e soprattutto per i trick che fa in particolare rimani veramente con la mandibola sul petto nel momento in cui vai a vedere una sua coreografia. Qualunque coreografia vediate, fidatevi che non la interromperete, perché per quanto, ripeto, abbia delle forti basi di ginnastica artistica, non si può dire che non sia una grande ballerina. Ha, secondo me, qualche difettuccio a livello di morbidezza, perché comunque la esprime poco, ma è una ballerina precisissima, musicale, molto brava a interpretare in generale i soggetti che le vengono assegnati, le canzoni che le vengono assegnate. Sicuramente le vengono molto meglio cose forti rispetto alle cose più morbide, ma comunque grande ballerina. Una ballerina che ho scoperto seguendo su Instagram i Red Sox, che sono una compagnia di ballo russa, se non mi ricordo male, è Natalia Dmitrieva, non so com'è che si pronunci, comunque lei, tanto vi lascio il nome qua. È una delle ballerine più grandi di questa compagnia, che fondamentalmente prende ballerine molto piccole e le cresce rendendole super flessibili, super espressive. Una cosa che mi piace molto dei Red Sox è che vabbè, a parte la prerogativa dei calzini rossi che è fantastica, cioè si sono creati un'identità in base a quello. Però una cosa che mi piace tantissimo è che nel movimento flessibile loro non si limitano a alzo la gamba e poi la mollo lì, ma insegnano fin da piccoli come trattenere la gamba, come dare espressività al movimento nella salita e nella discesa della gamba. Insomma, hanno dei fisici che flessibile è dir poco. Voi pensate alla persona più flessibile che vi viene in mente, loro lo sono ancora di più, ma sono anche molto puliti, molto espressivi e soprattutto molto precisi musicalmente. Hanno uno stile bellissimo. Tornando a Natalia, Natalia è una delle ballerine, ripeto, più grandi di questa compagnia, che appunto inizia in tenerissima età e ha vinto diversissimi premi, e trovo che tra tutte, forse anche perché è un po' più matura rispetto alle altre, la trovo la più espressiva, la più morbida, la più precisa, insomma è la mia preferita di questa compagnia, quindi dovevo nominarla assolutamente. Ballerina
che conoscerete tutti sicuramente, Carla Fracci. Allora, partiamo dal presupposto che quando ero piccola io ero convinta che Carla Fracci fosse mia mamma, perché guardando le foto di mia mamma da giovane, lei e Carla Fracci sono molto molto somiglianti. In realtà sembrano proprio due gocce d'acqua. Poi associ il fatto che tua mamma è un'insegnante di danza e quindi dici, dovrà pure aver ballato da qualche parte. Invece mia mamma poi mi ha spiegato che non era lei, ovviamente. Carla Fracci mi è sempre piaciuta perché, pur non avendo delle caratteristiche fisiche, delle doti fisiche estremamente flessibili come siamo abituati a vedere oggi, era capace di intrattenere il pubblico rapendo la loro attenzione con la sua espressività, il suo modo di ballare, di esprimere la propria danza, e senza necessariamente fare dei virtuosismi esagerati, era capace comunque di cose che, se chieste adesso ad una ballerina normale, tra virgolette normale, sicuramente farebbe fatica o comunque richiederebbe tanto studio, cosa che ovviamente anche Carla Fracci ha fatto, ma Carla Fracci ha quel qui in più e sarà sempre così, tant'è che ho visto di recente una live che hanno fatto al Teatro alla Scala, dove Carla Fracci insegnava la parte di Giselle alla prima ballerina, e ha ancora questa cosa dentro. Cioè, Carla Fracci, nonostante adesso abbia tanti anni e sia tanti anni che non calca più le scene né della Scala né di qualunque altro teatro del mondo, ma comunque le è rimasta dentro quella fiamma danzante pazzesca. Il ruolo di Giselle è quello che sicuramente tutti ricordiamo meglio di questa ballerina bravissima quando era giovane, e quel ruolo penso che anche lei stessa ce l'abbia ancora dentro, perché è un ruolo che richiede tanto studio, al punto che o ce l'hai o non ce l'hai. Ballerina dei nostri tempi che sicuramente conoscete tutti, Elena D'Amario. Elena D'Amario io l'ho vista fin dal principio, fin da quando ha calcato il palco di Amici nel lontano, se non mi ricordo male, 2009, e già allora era una bravissima ballerina. Infatti è stata notata subito e portata in America per 10 anni nella Parsons Dance Company, una delle compagnie di danza moderna più famose del mondo. Bravissima, fisico pazzesco, bellissima donna in generale, al di là di questo anche bravissima ballerina. Ora la vediamo chiaramente ancora in televisione con Amici, e penso a tuttora che sia lì dentro la ballerina più valida di tutte, assolutamente, soprattutto la ballerina più valida che sia uscita da Amici in generale. Ballerina giovanissima che ho conosciuto attraverso World of Dance, l'ultima edizione, è Keegan Capps. Keegan Capps la noti principalmente per le sue doti fisiche, sembra che non abbia le ossa, che non abbia legamenti, che non abbia nulla, e è di una precisione pazzesca. La cosa che ti sconvolge di più di tutte è che lei è molto giovane, tu la vedi magari in un'intervista o comunque appena finita l'esibizione che ha questa vocina tenerissima ed è proprio piccola. Quando balla sembra che abbia 10 anni in più, dalla maturità con cui si esprime, la precisione, l'espressività con cui esegue tutti i passi delle proprie coreografie chiaramente strutturate sul suo fisico per valorizzarne le qualità, però in generale è una ballerina pazzesca, molto americana secondo me come stile, come priorità del fisico e via dicendo, come attenzione sul fisico, ma bravissima. Quindi io la metterei più o meno sullo stesso piano di Bri Arnolet, anche perché le ho conosciute nello stesso modo. Ballerina molto versatile, molto dotata, principalmente improntata sul genere hip hop modern. Non so bene quale sia, da dove arrivi, come nasca la ballerina in sé in questo caso, ma è brava a fare entrambe le cose. Casey Rice è bravissima nell'hip hop, è molto precisa, ha questo stile che fonde perfettamente l'hip hop con la danza moderna. Bravissima, precisissima, super espressiva. Una cosa che non sopporto di Casey Rice è che non si lega mai i capelli, però non si lega mai i capelli ma non se li tocca mai, e questa è una cosa che invece apprezzo tanto. È come se dicesse, non mi interessa di tenerli legati tanto sono solo un accessorio e al pari del costume io non li tocco, e questo è un ottimo insegnamento per tutti coloro che vogliono fare lezione con i capelli sciolti e che puntualmente se li toccano. Casey Rice è una grande ballerina, quindi doveva finire in questa classifica assolutamente, anche perché dà un valore aggiunto a questa classifica, dato che in generale io sono improntata sul modern. Lei ha uno stile di modern molto molto contaminato con l'hip hop, che
che mi piace molto in generale, quindi brava Casey. Ultime due, una è simpaticissima, la seguo su Instagram, l'ho conosciuta in quarantena perché prima non l'avevo mai sentita nominare, o se l'avevo sentita nominare proprio sporadicamente dimenticandomene subito, Skylar Brent. Se non mi sbaglio un étoile, cioè è una prima ballerina, perché la vedo spesso eseguire comunque variazioni da prima ballerina. Comunque bravissima ballerina, molto versatile secondo me, perché riesce a interpretare ruoli molto diversi della danza classica, da una Khitri a un'Aurora o cose del genere, giusto per farvi un esempio pratico. Ha delle doti fisiche perfette per la danza classica, è inutile dirvelo, ed è molto espressiva e anche molto simpatica. Voi sicuramente l'avete vista, magari non, senza sapere che era Skylar Brent, in qualche video TikTok o cose del genere, simpatico, dedicato alla danza classica, fatto magari appunto in tempo di quarantena dove eravamo tutti chiusi in casa. Lei appena ha ricominciato a studiare, è stato come se non avesse mai smesso. Praticamente ho visto qualche prova nelle sue storie di Instagram, bravissima, cioè bravissima. In ultimo abbiamo iniziato la classifica con Micaela De Prince, finiamo con una ragazza che ha quasi la sua storia, ovvero Misty Copeland. Misty Copeland, se non mi sbaglio, attualmente è ancora la prima ballerina dell'American Ballet, una delle compagnie di balletto più famose in tutto il mondo, e che io personalmente apprezzo molto. Misty Copeland ha una storia, ripeto, molto simile a quella di Micaela De Prince, ovvero Misty ha una carnagione mulatta, per quanto bella è comunque più bassa della ballerina media, ecco, più formosa della ballerina media, quindi tutte queste caratteristiche le hanno sempre impedito di farsi notare all'interno di un corpo di ballo. Tanto ha lottato, tanto ha stretto i denti, tanto ha ballato bene, che alla fine finalmente è riuscita a guadagnarsi il suo sogno, ovvero di diventare la prima ballerina di una delle compagnie più importanti del mondo. È bellissima, bellissima donna in generale e bravissima ballerina, doveva rientrare in questa classifica. E con questo ho finito tutte le mie ballerine del cuore. Quali sono le vostre? Fatemi sapere qua sotto nei commenti. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un pollicino di supporto. Se pensate che queste ballerine possano interessare i vostri amici, parenti e conoscenti, condividetele su tutti i vostri social. E se vi piace questo canale e quello che faccio, iscrivetevi e cliccate sulla campanella. Noi ci vediamo sabato 13 marzo con Cartoon Joe, invece il prossimo Preferiti di Joe sarà il 2 di aprile. Un bacione e ci vediamo alla prossima!